destra, sinistra, ma cittadini, sudditi, purtroppo tanti che ce ne sono, e sovrani che vogliono riprendersi la sovranità, a partire da quella monetaria, proseguendo per quella alimentare. Voi vivete una delle terre d'Italia più ricche dal punto di vista enogastronomico, basta farsi un giro in centro per vedere quanti prodotti ci sono. Bravo, urla, vai! Da Gubbio, dai tartufi ai vini, a mille cose, insomma l'Italia potrebbe campare esclusivamente di quello che produce, mangiare quel che produce e produrre quel che si mangia, sovranità politica. Il Movimento 5 Stelle nasce per questo, per rompere l'intermediazione tra istituzioni e cittadini. Io sono un cittadino nelle istituzioni pro tempore, a tempo determinato, con un contratto Cocco Pro in pratica, firmato dai cittadini che se vorranno lo potranno rinnovare per un'altra legislatura al massimo, altrimenti non lo rinnoveranno e ne firmeranno con delle altre persone. Questa è la logica del Movimento 5 Stelle. E riprendersi una moneta, perché da quando c'è l'euro l'Italia si è impoverito il Sud Europa. Oggi Portogallo e Grecia vivono condizioni drammatiche, in Grecia la ricetta della Troica, quindi della Commissione Europea, insieme al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Europea, non sono serviti a nulla e c'è una tragedia infinita. E quando Renzi dice dopo di me ci sarà la Troica, è falso, perché la Troica già c'è, perché tutte le misure che vengono fatte per ripagare un debito che noi non abbiamo contratto, che è servito, ce ne accorgiamo ora con gli scandali, insomma ora, ma lo sappiamo da tanti anni che quel debito, quei soldi sono serviti esclusivamente per arricchire questi delinquenti, a cominciare da, insomma lo sapete meglio di me, poi ho 30 anni e mi ricordo da ragazzino Tangentopoli, ma non è cambiato nulla. Oggi è cambiato che c'è un movimento dentro. È peggiorato, forse, molto. Vedono che la barca sta affondando e cercano di arraffare il prima possibile, come un ladro che sente le sirene in lontananza e prende tutta l'argenteria da casa. Sta funzionando così. Io sto in Parlamento e di queste ruberie ne vedo ogni giorno. Non mi scandalizza Mafia Capitale, perché lo so, succede questo. Ce l'abbiamo in Parlamento l'autista del fondatore della Camorra organizzata, il delinquente che si è rubato i finanziamenti per i giovani in Sicilia, il tizio che va a braccetto con Cosa Nostra, Forza Italia riforma la Costituzione con Renzi, da un partito che è stato fondato da un connivente con la mafia che oggi sta in carcere. Cioè, le sappiamo queste cose. A me fa molto più ribrezzo l'onesto che per continuare a stare, bravo, in quel sistema sta zitto e abbassa la testa. Bravo! E occhio, che questi sono i citati, Cooperloi, come i Landini, le Camusso. Ora no, siccome chiaramente l'Italia va male, cercano di andare contro il sistema, ma loro sono il sistema. Perché oggi, se sei onesto, quantomeno intellettualmente, nel PD non ci puoi stare, non ci puoi stare. Di questo si tratta. No, ma figurati, ma io ho sempre votato a sinistra in vita mia, poi sono entrato in Parlamento e dissi che il PD era peggio del PDL, perché quello che ho visto è la totale, come dire, non soltanto rubano, ma fanno finta di essere gli onesti, e questa è davvero una drammatica. Ma quella è la bravura. Sì, la bravura, fino anche io, obiettivamente, grazie alla rete, grazie ai banchetti, grazie pure a noi che ogni tanto abbiamo ricominciato ad andare in TV a suonarli, E siete sempre vincitori nei confronti. Giustamente, la casta, sì. La casta è spiegato come. Sì, però nel modo giusto, perché se andassimo tutti i giorni in televisione, anche nell'immaginario collettivo saremmo pure noi. No, gli stessi. Mentre a noi ci pagate per stare in Parlamento, non per stare in televisione, giusto? Bravo, a lottare lì, a studiare i decreti, a scoprire le porcate. E tante cose che escono sui giornali, che poi fanno partire le inchieste, le scopriamo noi spulciando le carte, anche adesso con le mail di Mafia Capitale. Per cui non dite troppo in TV ci stiamo riandando, nel modo giusto. Quando ci andiamo aumentano gli ascolti, per cui poi ci richiamano e noi quindi possiamo pretendere degli spazi liberi. Ok Vespa, ci vengo, ma tu mi garantisci un... Come? Lo so, però l'italiano zuccone ha dato il 25% a una forza politica con di sconosciuti. Però l'Emilia Romagna la rivotaccia. Però non vanno a votare. Per cui dobbiamo capire che... certo, la strada è lunga, il malaffare è estremamente generalizzato. Il popolo un po' ha paura di perdere quel postarello di lavoro a 700 euro in una cooperativa, pure l'Umbria funziona così, però si andrà al voto in Umbria e faremo una bella campagna elettorale qua in Umbria, di quelle belle.
E comunque iniziare a entrare a destra e a sinistra, a svelare gli scandali. L'Expo è scoppiato anche per delle denunce che abbiamo fatto noi. E quindi la gente inizia, rubano ancora, però, a stare più attenti. Cioè più aumenta, e il nostro è un percorso lento, anche questo sull'euro sarà un percorso che impiegherà un anno esatto, tra tutte le leggi di iniziativa popolare dobbiamo portare in Parlamento per fare una legge costituzionale, per indire un referendum consultivo, un percorso molto lungo perché queste sono le regole, perché purtroppo nella Costituzione non c'è un referendum propositivo senza quorum, cioè il popolo italiano non può raccogliere 10 milioni di firme e chiedere che i parlamentari guadagnassero 3 milioni di euro. Ora che sono parte della casta. Quindi questo è il concetto. Andiamo avanti perché il movimento può avere un momento un po' di difficoltà, tipo il mese scorso abbiamo avuto un momento un po' di difficoltà, poi abbiamo preso delle decisioni. Beppe ha affidato delle responsabilità a delle persone, tra cui insomma ci sono io, che stiamo lavorando senza essere capi di nessuno, ma a gestire alcune cose che prima lui non ce la faceva più a gestirle da soli. Siamo in tutte le piazze d'Italia, oggi abbiamo raccolto centinaia, migliaia di firme. Alla fine vinceremo anche perché li arresteranno tutti fondamentalmente. Rimarremo quando Beppe dice ne resterà soltanto uno, è perché li arrestano veramente tutti. Oggi hanno indagato anche altre due del Partito Democratico sull'inchiesta Mose. E anche non c'è pure Verini per qualcosa su Terni? Qualcuno se lo ricorda? Sì, il deputato Verini del PD, mi sbaglio? No. Verini perché diceva la Ciprini che era tutto ok, lunga. Qualcosa del genere, anche Verini quello che è andato in TV dopo Di Maio l'altro giorno. Cioè il discorso l'abbiamo capito, è il sistema, se arrivi a quei livelli di potere sei sceso a compromessi con potentati locali, con gruppi criminali, insomma l'andrangheta in Umbria fa veramente vomitare questa roba, no? Cioè io prima come battuto ho detto che ho lasciato Roma perché c'era la mafia, in Umbria trovo l'andrangheta, è incredibile. Hanno scoperto l'acqua calda. Però abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè sono cose, l'andrangheta si è infiltrata nelle municipalizzate in Emilia Romagna in maniera incredibile, nel TAV c'è l'andrangheta, in Expo, a Milano c'è l'andrangheta, cioè ma ormai è un sistema criminale, come dice Beppe, istituzionalizzato, che va buttato giù con l'onestà, con l'esempio, ci vuole del tempo e martellando senza fermarci. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo grinta, in TV quando andiamo facciamo belle figure, ma non perché studiamo e perché siamo onesti. Punto. Perché studiamo e perché siamo onesti. E soprattutto perché siamo onesti, come la maggior parte degli italiani. Poi c'è una parte che vorrebbe mollare i partiti, ma ha paura perché quel partito mi garantisce il posto letto per mia zia che sta male, quel lavoro per mio figlio, anche se è un lavoro a 600 euro e poi le persone in Italia stanno male anche se hanno un lavoraccio e quindi si ammalano di depressione, di crisi di ansia. Queste sono tematiche che conosciamo, il cancro è dovunque. Ascolta un attimo, prego. La roba fondamentale è il nostro rapporto con gli americani. Perché quello che stai dicendo della mafia, dell'andrangheta eccetera, il primo carro armato americano che è sbarcato in Sicilia nel 1940, sfruttò, c'era dentro l'Aki Luciano e c'era anche la bandierina LL. Allora il nostro è un sistema mafioso, se la gente non lo capisce non capirà mai niente. Allora non dobbiamo riprenderci la sovranità che non abbiamo mai avuto. Allora questo linguaggio diventa falso, perché il popolo italiano, come anche gli altri popoli, la sovranità non ce l'hanno mai avuta, la sovranità monetaria non ce l'hanno mai avuta. Se buttiamo fuori l'euro e mettiamo la lira che c'era prima, è esattamente la stessa cosa. Questo è un processo che è legato alle elite internazionali. No, è a favore del microfono, a favore del microfono, la luce. Se, io da prima ancora che nascesse il movimento, che seguo la storia, ma se brava. Mi sono fatto degli appunti, politica del Movimento 5 Stelle qual è? La politica militare del Movimento 5 Stelle qual è? La politica sulla salute, dici riprendiamoci la salute, sì, campo a cavallo. A cosa servono i carri armati? Aspetti, però il signore Giuseppe, lei dove è?
Io adesso vivo a Gubbio, prima stavo a Milano. Ah, c'è un'azienda agricola. Se lei, in bocca al lupo per l'azienda, se lei frequentasse un po' di più il gruppo qua di Gubbio, conoscerebbe perfettamente le nostre proposte in ambito di politica estera, la gestione del conflitto israelo-palestinese, la gestione della NATO, il rapporto con gli Stati Uniti d'America, il rapporto con Putin e la Russia, conoscerebbe anche il lavoro che viene fatto, lo so, viene fatto rispetto alla sanità, dalla Commissione Affari Sociali. Credo, non è colpa sua, che forse ancora un po' le manchino alcune informazioni. Però se lei partecipa al gruppo locale... Io leggo il blog. Certo, però non soltanto il blog, ci sono mille cose. Un attimo, sulle energie e sulle medicine alternative, voi non dite una mazza. Allora, sulle medicine alternative io mi dispiace, non è il mio campo, però... Però... Sull'agricoltura, quando è venuto qua due parlamentari, c'è stata una discussione sull'agricoltura, ho parlato delle scie chimiche, il movimento 5 Stelle... Allora, lei ci sta parlando di medicine alternative e scie chimiche, perché avevo un po' individuato... No, gli americani, la NATO... Va benissimo, però guardi, anche... Politica scolastica... E tutte queste cose ce ne occupiamo. No, lei ha letto il programma scolastico vostro, non lo condivido per niente. D'accordo, è legittimo. Allora... Venga, partecipi al gruppo e ci aiuti a migliorare il programma scolastico. Brava. E gli uni che io posso dire. Guardi, il gruppo io l'ho votato. Il gruppo si occupa solo di faccende locali proprio. Sì, ma quando vi ho telefonato che i lupi, ci sono 1000 lupi nella zona, eccetera, avete detto che avete richiamato. Calmi. E non è adesso vuole fermare o no? No, perché non ci credo. D'accordo, non ci credo. Cioè, io sono contro lei. Euro, fin da quando nato. Però non vuole firmare. No, perché questo non va da nessuna parte. D'accordo. Io ho organizzato. Però aspetti, però non può essere. Però non può essere. La raccolta delle firme per il Movimento 5 Stelle. L'ho organizzato quella per abolire anche il finanziamento ai giornali. È vero? L'ho organizzato io con il mio amico. Abbiamo raccolto 600 firme. Però lei ora deve rispettare un po' tutti quanti. Non può monopolizzare dai lupi di Gubbio, la medicina alternativa, le scie chimiche, un dibattito che verte. C'è un programma. Per lei non c'è. No, legittimo, per noi c'è come e lo sviluppiamo ogni giorno, però lei voti quel che vuole, si interessa alle scie chimiche se vorrà. No, le scie chimiche beccano anche te, beccano anche lui. Lo dico senza polemiche. Allora, se ci sono delle altre domande su questa questione, altri interventi a disposizione. Con i giudici del tutti assolti, come la mettiamo? Abbiamo assolto tutti sul processo qui in Umbria, sì, c'è stato un processo a Sannitopoli dove sono stati tutti assolti, salvo la ex presidente della regione che ha avuto solo 8 mesi per falso ideologico. Lo sarà assolta, non ti preoccupare. Hanno parlato i giudici toscani, qui in Umbria alla stampa non dice niente. Ma che mettono sempre tutti fuori dopo anni di processo? Il fatto che ci siano bravi magistrati non significa che non ci sia il cancro anche della magistratura, questo è evidente. È un grosso cancro, assolutamente. È un grosso cancro, probabilmente sarà quella che metterà tutto quanto a tacere, perché sarà quella che prenderà il potere, visto che è tutto langue, loro saranno come... No, non è così. È così. Vedrai. Non è così. Ci sono... Io mi auguro che no, però... Ci sono ottimi magistrati, no? Faccio conto su voi. Certo. Io ho firmato comunque. Guardi, ci sono ottimi magistrati, io penso. Io non li conosco. Il lavoro che stanno facendo oggi i magistrati a Palermo è incredibile, stanno rischiando la vita. Sono sempre loro. Dov'è quell'altra presa? No, noi stiamo parlando oggi di PM, la magistratura nella sua interezza. Non ci dimentichiamo che c'è anche un problema. Sì, non ci dimentichiamo che c'è anche un problema legato alla prescrizione, tempi di prescrizione. E quelli non c'entra la magistratura, quello è il Parlamento che si è fatto gli affari loro per salvare in Siviera qualche amico degli amici. Cioè il discorso è sempre questo. Poi ognuno avrà le sue teorie. Da una tematica che va... Ragazzi, qua ognuno avrà la sua teoria. Chi vede un problema fondamentale, lo dico con rispetto, nelle scie chimiche, chi nella magistratura, chi nei lupi a Gubbio che sono spariti. Qualsiasi persona... Lo sbaglio non è permesso. E ci sono troppi lupi. Quale chiacchiere però stanno a zero, cioè il discorso... Però non parliamo oggi. Ma che cazzate stiamo a dire?
ragazzi, non parliamo oggi del con tutto rispetto del quantitativo di Lupi. Vi stavo provando a dire che finché ci occuperemo di queste cose, ognuno guarderà il suo, e il lupo, e le cicchine. Il paese è in mano ai delinquenti. Oh. Che ne vai Lupi al Parlamento? Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Vi manca, vi manca. Ringraziamo i toni. Io non ho. Ragazzi, Alessandro, grazie, vuole un colloquio con me, paritario, mi deve portare rispetto. Io porto rispetto. Allora, cerchiamo di fare una conversazione con rispetto, perché ce lo meritiamo tutti. C'è un altro Alessandro che ci è venuto a trovare questa sera, no? Quindi è aperta qualsiasi domanda col giusto modo, il giusto tono. Sì, però poi si raccolgono. Ricordiamo che oggi qui siamo per chi è d'accordo o meno a raccogliere delle firme. Bravi, il microfono non funziona. Scusate, posso dire una cosa? Se ognuno di noi non si rimbocca le maniche e non aspetta che siano gli altri ad tiene l'alimentatore. Ognuno per nostra competenza, nel nostro ambito lavorativo. Cerchiamo di fare però il meglio che ascolta, possiamo. Ascolta, allora io sono venuto giù da Milano, ho fondato un'azienda agricola, siamo sei soci che è l'unica azienda di Milano. Mi occupo di un'altra di robe sociali, ma da voi non c'è lo spazio. Parlate sempre di Milano. Facciamo quello che si può. Allora, scusi. Aspetta un attimo, ragazzi. Allora, grazie. Allora, prendo un attimo. Chi deve firmare le mie note? Via, cambiamo. Attenzione. Qui davanti solo chi deve firmare, per favore. Volevo ringraziare. Per favore, chi è che deve firmare? Venga qui davanti. A nome di tutti noi, ringrazio Alessandro che questa sera ha fatto salti mortali per essere da Roma qui, quindi con piacere, penso, lo vedo con entusiasmo, ci ha raccontato un po' le cose che racconta tutti quanti, cerchiamo di capirle e di seguirlo, anche togliendosi quei piccoli particolari con gli urachi, lasciano il tempo che trova. Io a nome di tutti quanti c'ho un piccolo presente che è un tartufo. Grazie. Tartufo grasso cos'è? Hai preso il panettone. È un dolce caratteristico che ha vinto il quarto premio a livello nazionale, spero che lo possa degustare. Grazie di cuore. Sono le tangenti che prendiamo. Anche voi siete uguali. Comunque non ho fatto nessunissimo salto mortale per stare qua, perché è il compleanno di mia mamma, quindi l'idea di venire a farci una serata a Gubbio, per cui ho approfittato e ho detto che venivo qua, quindi nessun sacrificio. Ora poi vi faccio un giro, adesso continuiamo a raccogliere il film, poi sto qua fino alle 7 e grazie a tutti, grazie davvero. Grazie.